Uscire da Varese con, con questa bella vittoria contro una squadra forte con un budget quattro volte il nostro, questo è veramente una gran bella vittoria. Ma il Novara non lo so, non ho visto la partita, ho visto la nostra partita che adesso ero qui seduto e aspettavo che te ti finisse facendo una piccola riflessione, in questo momento mi viene anche da spendere due parole sul collega che, che come me è un vecchio cuore granata. Rossi, il mister, che secondo me il pareggio forse per come è andata la partita era più giusto, però nel calcio il calcio ti dà e ti toglie, ci ha tolto forse in alcune partite, adesso ci ha dato qualcosina in più e quindi ce lo prendiamo. Le ultime tre partite abbiamo fatto 9 punti eh, con questa squadra, dovremmo giocare sempre contro il Varese, mister. Eh, ci sono quelle squadre dove, dove ti va sempre bene, eh, invece io da quando sono arrivato ho giocato tre volte con Saluzzo e non ci ho mai vinto. Usman per me è stato. Sta cito, Usman per me è stato un eroe. Perché dal primo all'ultimo minuto ha combattuto, ha lottato. Ha faticato, incerottato con me, è, è riuscito a portare a termine, quasi a termine, una gran bella partita. Sì, lì durante la partita c'è quasi un film no? su, su Gueye, Perché dopo dieci minuti mi ha chiesto il cambio e ha detto che mancava poco. Che non esiste, invece mancava 35 minuti, dalla panchina mi dicevano. Mm -hmm. Eh, eh, guarda che Guae non ne ha più, non ne ha più, io facevo finta di non sentire, poi quando l'ho visto invece per terra su una palla ferma che anche un di loro era per terra, forse è il momento di toglierlo. Sei stato costretto, sì. però devo essere sincero, eh, forse il pezzo eh, non è un rammarico e non è un, un piangersi addosso, però è il pezzo che forse durante l'anno ci è venuto a mancare. Domanda da studio, che si sì, possa no, capire no, però Piero. Eh, eh, è proprio Pratica, ma tu come un limone? L'ha premuto come un limone, ragazzo. Perché è premuto come un limone? Cinque mesi che è fermo, ragazzo. No, chiede Pieroveccia che, che, una... che... No, è... che lo hai premuto. Sta cito che lo hai premuto come si un si limone. Ma merito, nel mettere del ragazzo. No, no, più che altro insomma, non, non avevo in panchina un calciatore con la sua struttura e quindi avevamo grosse difficoltà. Ho dovuto adattare Otele, che non è una prima punta, però anche lui per dieci minuti ha fatto il suo. Bene, mister, ti ringrazio. Ci vediamo mercoledì, sarà un'altra bella partita da vincere a tutti i costi. No, mh, diciamo che per un allenatore preparare la partita di oggi è semplicissimo, la preparano tutti. Il problema è mercoledì insomma però giochiamo a casa nostra a... hai visto oggi che bei tifosi che avevamo eravamo quasi quanto loro quindi tanto, tanta roba se, se noi ci diamo da fare se noi giochiamo, se noi vinciamo i tifosi ci seguono bene, allora con l'occasione vorrei ringraziarli insomma, per quello perché poi è anche sempre uno sbattimento no, partire, arrivare, ritornare quindi voglio, eh, grazie grazie mille mister eh domande da studio e io poi faccio le domande per chi vuoi parlare Piero ma ah, che hai detto che c'è che stavo, mi hanno è questo... che c'è c'ho Luca Sacco oh, no. e Roberto Canepa, allora, Canepa va la faccio io perché altrimenti te ti addormenti Piero sì. Roby, 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 Roby dobbiamo clonare San Francesco sì, autore assieme di questi ragazzi veramente una gran bella partita una gran bella prestazione ci ha tenuti in piedi con tre parate eccezionali io la prima cosa che farei se in pullman con lui no no io sono con, con Luca e con Cristiano con Cavaliere. allora Cristiano vi farei firmare fermare in autogrill e farai firmare per un altro anno a San Francesco Tetti è mezz'ora che vi rompo le balle questa no, storia no, no, non ci rompi le scatole anche perché oggi è stato determinante in campo ma Francesco, e penso Duca sottoscrive insieme a me questa cosa: è importante anche durante la settimana, è importante col gruppo, è importante per il mister, è importante per tutti. Quindi, questo che si vede il campo è il, la punta dell'iceberg della sua professionalità che si va a esprimere con questi interventi decisivi che, come hai detto, te ci hanno tenuto in partita e hanno fatto sì che poi potessimo portare a casa. Il risultato pieno, ripeto, eh, la sua importanza è ancora più grande in settimana. Col gruppo, con gli altri vecchi, è il più vecchio, quindi è quello che ha più esperienza e ha, una, ha un approccio alle cose di calcio da, e da persona per bene. Quindi è molto, molto importante, ancora di più di quello che si vede in campo. Quindi noi, lo, noi, noi ci metteremo a, a sua disposizione. Noi sappiamo che la sua idea è quella di, di, di smettere a fine anno, però ripeto. Ci metteremo lì perché è un valore aggiunto che noi non possiamo perdere quello di Francesco. Ma con noi non ce l'ha mai detto Luca che Francesco vuole... Vuoi smettere? Mi dai una brutta notizia dopo la prestazione di oggi? No, ma tu mi stai mettendo delle parole in bocca che non l'ha mai detto nessuno. Ma l'ha appena detto <ride> no, la è no, però dai, eh, carta d'identità di Francesco non si apre più, è appiccicata. Eh. <ride> <No>. cioè, <ride> Va bene, <ride> quindi, ma l'hai visto la prestazione di no, oggi? No, l'ho vista, ma poi quella lì è una scelta che dovrà fare Francesco a fine anno? Però adesso parliamo della partita di oggi perché vincere due anni di fila in questo stadio qui non capita a tutti. Il Derton l'ha fatto due anni di fila, quindi c'è da fare un grosso applauso a questa squadra perché. Oggi è stata una partita che l'hanno sofferta nel modo giusto, e portiamo a casa questi tre punti. Che vuol dire che il Dertone è terzo in classifica, non una partita in meno? Ed è tanta roba per questa società che sono anni che fa sacrifici, soprattutto negli ultimi due, perché il campionato di Serie D sappiamo quanto, quanto a, a, a livello di, di economico e di energie tutto. E, e questa società sta facendo un lavoro incredibile e ne sta dando i frutti tutto: la classifica e poi anche i giocatori che in due anni, uno gioca in Serie C, che Lipani e questa settimana, qui c'è stata la soddisfazione di Diallo in nazionale. Quindi prendiamoci questa domenica, ce la godiamo. Mancano ancora tante partite, dobbiamo, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Quanto è contento il nostro, il nostro Cristiano con la vittoria di oggi? Eh, Prese è contento, ma lo siamo tutti contenti. Cioè... Poi chiediglielo a lui adesso, te lo chiami di fare un Non vuol, venire, non vuol no. venire perché dice che porta male. Allora, come? Sì, certo, cioè, ci mancherebbe, Stefano. Grazie, volevo chiedere a Luca eh, queste eh, due settimane eh, quanto ha influito anche il riposo non solo fisico ma anche psicologico del, della squadra come l'hai vista in campo oggi, io non ho visto la partita, l'ho ascoltata, quindi volevo sapere anche l'opinione di un diretto interessato come te sul, eh, sullo stato fisico e psicologico dei ragazzi al di là della vittoria. No, no, la sosta è stata un tocca sana per noi perché ci voleva perché eravamo un po', un po scarichi sia a livello di mentale che, che di benzina nelle gambe. Quindi... Ci sono state queste due settimane qua che c'è stata l'opportunità di, di, di ricaricare le pile eh, sotto tutti i due punti di vista e, e, oggi, e oggi un po' si è visto, quindi, però eh, con, con la vittoria di oggi vuol dire che bisogna ancora mettere ancora più benzina per fare bene questo finale di campionato, perché sennò eh, diventa problematica. Stefano, quello che dici te si sente benissimo, purtroppo quello che dice Piero non si sente, non posso farlo parlare. Roby, una, domanda, una domanda per Roberto, Stefano. Eh, intanto eh, complimenti, io, io non so, magari lo sanno tutti gli altri, volevo capire anche poi, ehm, ho chiesto appunto a sacco lo stato fisico della squadra per, e potrei chiedere anche ehm, come sta se quando rientra anche giallo, perché mi sono perso dal scarico. Allora, pre delle presi dalla partita di oggi, no, abbiamo provato a collegarci mentre c'era la partita ma seguivamo qua al campo e quindi non, oggi giocava la seconda partita e martedì gioca la terza. Dovrebbe riuscire a rientrare... Eh, e quindi ringraziamo anche il Fossano per aver accettato il posticipo delle 5 di mercoledì. Dovrebbe rientrare in mattinata mercoledì, quindi potremmo eventualmente averlo a disposizione del Minister, poi sarà lui ovviamente a fare le scelte che deve fare. Eh, ci tenevo nel gioco che avete fatto prima delle parti, con Cristiano, con Luca, con me, con tutti, a fare un augurio anche a quello che come dicevamo è ufficialmente da, da regolamento al nostro presidente che ha letto operato. E poi è un periodo che le operazioni vanno di moda. Io ho iniziato l'anno scorso con la retina, ma per il resto, facciamoci tutti un bel, un bel augurio di non di guarigione, di, di tanta tanta salute. Cioè, per... cioè però Cristiano vedi, vedi come è contento, nonostante non sarebbe mancato oggi, ci sarebbe staccati i flevi da dosso Basta vedere. No, qua. Cristiano ha fatto finta, Cristiano ha fatto finta. Invece, ha ancora letto eh, Fabio Toso, e quindi un augurio a questa vittoria. Gliela dedichiamo, giusto Cristiano? Gliela dedichiamo tutti quanti insieme, anche Luca la squadra, il mister, tutti. Eh, non vediamo l'ora di vederlo con noi in tribuna a soffrire, perché lui soffre, uno come me che soffre tanto per la squadra. Poi, ripeto, sottolineo quello che ha detto Luca, eh, una squadra costruita con calma su due anni che inizia ad avere una sua consistenza importante. Siamo contenti, siamo contenti per i tifosi in primis che ci seguono, siamo contenti per i ragazzi perché come ho detto anche lunedì di sera noi quello che chiediamo a questi ragazzi, questi ragazzi ce lo danno e quindi come, come portabandiera c'è Francesco che è anche il nostro capitano, ma prende i complimenti lui per tutti, l'ha sottolineato anche lui, avercene come Francesco, clonarlo, clonarne tanti, anche, anche Tato, anche tanti altri vecchi che hanno, tanto, hanno dato tanto e possono dare ancora in campo e fuori a questa squadra. Cosa dire? Eh, aspettiamo tutti quanti mercoledì col Fossano, come ha detto il mister, ha sottolineato giustamente, dal lato nervoso e psicologico di att solita attenzione, le partite di oggi si preparano da sole. Noi ahimè ogni tanto pecchiamo sulle partite che sulla carta, risottolino sulla carta, sembrano più abbordabili Quindi massima attenzione, domani mattina la squadra si ritrova per l'allenamento e quindi massima attenzione questa partita col Fossano. Di mattina? Sì, sì, fanno lo scarico domani È mattina. Ma come fa a lavorare? C'è anche, anche il Tato, anche quando lavora, anche se fa un po' di scarico e si riposa, se lo merita il Tato. Piero, hai una domanda per il nostro direttore sportivo? Oh, sì, Però se ti, se ti della fai della sentire, hanno eh, eh, fatto le cose con calma e con le, eh, sapienza, diciamo. Io volevo dire che quest'anno Azzurro è una delle poche squadre che esiste. Che le, in tempi di pandemia ha potuto fare le cose per bene, non ce ne purtroppo tante. Ma sì, come tutte le, come tutte le altre società, dai, Piero, eh, abbiamo cercato di lavorare nel, nel miglior eh. modo possibile.